Salve a tutti e ben ritrovati. Io sono Michele Cammisa e oggi vorrei parlarvi delle ripetizioni variabili. La ripetizione variabile è una funzionalità spesso nemmeno assai conosciuta negli utenti SolidWorks, sostanzialmente perché è legata a delle azioni che sono piuttosto rare, però in quelle occasioni in cui questa esigenza è concreta, conoscere questa funzionalità discrimina notevolmente nell'impiego di tempo per realizzare l'operazione stessa. Vi faccio vedere cosa intendo in modo particolare relativo all'esempio in cui abbiamo questa asola di partenza che viene poi ripetuta con una geometria rastremante fino al taglio successivo. Quindi vi faccio vedere direttamente con un modello di partenza come ottenere questa funzionalità. Prendiamo la nostra faccia e effettuiamo uno schizzo. Effettuiamo uno schizzo di taglio che sarà un'asola. Chiedo scusa, seleziono direttamente lo strumento di asola e vado a impostare delle quote. Quindi supponiamo un raggio di 3 mm e una distanza di 12,5 mm, poi eventualmente si riaccomoderanno in funzione della geometria. Mi sembra che l'allineamento non sia perfetto, con 22,5 lo vedo più corretto. Bene, a questo punto diamo la distanza col nostro bordo, che poi è quello che definisce l'orientamento, quindi sostanzialmente sarà un po' la chiave di volta di tutta l'operazione. Effettuiamo dunque il taglio, banalmente lo leghiamo allo spessore e abbiamo la nostra asola. Quindi andiamo a attivare lo strumento di ripetizione e se selezioniamo come direzione di taglio una direzione, un bordo lineare, l'operazione non, come vedete dall'anteprima, non dà il risultato desiderato, anche perché in qualche modo bisognerà specificare che questo schizzo sarà adattivo. E questo si ottiene cancellando il bordo e inserendo invece una quota lineare, una quota che dia il senso della direzione. In questo caso la quota è 12,50 mm che sviluppa verso la verticale. Se opzioniamo varia lo schizzo con l'anteprima completa, possiamo visualizzare già la correttezza della nostra ripetizione. A questo punto serve solo impostare i valori che possono essere, se non ricordo male, 12, no, è ancora un po' distante, quindi imponiamo 12,5. Perfetto. A questo punto otteniamo la nostra spaziatura adattiva. Io spero che questa informazione chiaramente possa esservi stata utile e come al solito vi saluto e vi aspetto alla prossima. A presto!